perché dopo tanti anni di lavoro che voi fate nei locali, voi come altri proprietari di locali, un proprietario di locale che si, mi rivolgo alle istituzioni, che si deve pagare la sicurezza per essere sicuro, cioè c'è qualcosa che non quadra, perché oggi lo Stato riceve le tasse che voi pagate, pagate le tasse anticipate, monopoli, alcol e SIAE, e qui se la serata non c'è nessuno ve rimborsa. Allora io dico, visto che voi siete coloro che pagano la sicurezza, pagano i barman, rischiano di tasca propria, perché non siete aiutati in questo quando il prodotto interno lordo in Italia che viene prodotto dall'intrattenimento è il 10% in più, quindi una fase attiva? Io non riesco a capire questo. Allora io dico, no, tu qui fai un lavoro da tanti anni, succede un episodio, ci viene più nessuno, mi spieghi perché? Lo so, tu stasera mi stai a fare un sacco di domande, cioè un sacco, alcune sto fare una polemica. Ecco, alcune domande che sono un po' la chiave poi di tutto quello che gira nel mondo della notte, perché il giro d'affari che crea la notte, parliamo anche di cose regolari e di cose che anche non sono del tutto regolari, e questo è un altro discorso da aprire, qualsiasi categoria, e noi facciamo parte della categoria di diciamo di commercializzazione di eventi, spettacoli, musica, mangiare, bere, eccetera, qualsiasi categoria, purtroppo, devo dire purtroppo, ma questa è la regola secondo me, deve coalizzarsi o tramite associazioni di categoria o avere il supporto di diciamo di meccanismi di diciamo di diffusione di informazione tipo Mondo Notte. Tramite questi strumenti l'unica nostra strada per far capire alle istituzioni i nostri problemi e quindi quello che vogliamo fare come progetto è quello di dirlo, continuare a dirlo, manifestare, non dico in piazza, però dico raggiungere in qualche modo, anche a livello politico, perché no, le istituzioni direttamente come categoria. Chiaramente la nostra categoria non è solo la nostra, perché nei nostri locali vengono giovani, meno giovani, quindi c'è un utilizzo delle nostre, diciamo, performance per quanto riguarda spettacoli, eccetera. Quindi insieme, anche coinvolgendo anche chi viene nei nostri locali. 500.000 addetti ai lavori d'Italia, 50.000 imprenditori e 50 milioni di famiglie che mandano i figli nei locali a ballare devono avere una risposta. Noi di Mondonotte ci proponiamo di fare questo, ma non abbiamo la presunzione di fare questo se non siamo supportati dalle categorie, come dicevi te, dai lavoratori e dalle famiglie a casa. Noi mandiamo un messaggio positivo della notte. La notte ha bisogno di amici nei posti che contano. Noi cercheremo di aiutare questi amici a perorare le nostre cause, perché c'è bisogno veramente in un'imprenditoria sana e positiva di dare un messaggio positivo. No, per 10 deficienti viene menzionato un mondo come il nemico da battere, il malessere comune, perché fa comodo per non parlare di altre cose. Mandami un messaggio a casa, alle famiglie che ci ascoltano, visto che tu sei anche padre. Sì, io ho un ragazzo di 14 anni, quindi in piena adolescenza. Diciamo che noi genitori, adesso mi metto dalla parte dei genitori, siamo anche abbastanza preoccupati. Io, che poi conosco anche abbastanza bene il mondo della notte e quello che probabilmente mio figlio affronterà a breve, io mando un messaggio, una mia riflessione ai genitori, dicendo state tranquilli, nel senso che cercate di informarvi anche voi dove vanno i vostri figli e quindi cercate dei locali sicuri. Compito nostro, delle associazioni di Mondonotte, di tutti i politici eccetera, sarà quello di identificarli. Bravo. Questi locali e questo insomma è quello che vi posso dire. Insomma, interessatevi anche voi in prima persona di quello che fanno i vostri figli,
controllandoli, ma non troppo, nel senso informatevi dove vanno, no? Sapete che quel locale è sicuro, potete stare tranquilli, li potete portare, li potete riprendere e quindi senza che nulla succede. Noi di Mondonotte stiamo cercando, tu in primis e con me, nell'associazionismo, le soluzioni, perché più siamo e più mandiamo messaggi a casa, perché questi giovani di oggi devono avere un futuro e il sacrosanto diritto di divertirsi non deve essere negato vogliamo a nessuno. Vogliamo fare allora una promessa ai nostri ascoltatori? Allora, noi vi promettiamo, noi imprenditori e noi Mondonotte vi promettiamo che ci batteremo fino all'ultima goccia di sangue per far sì che queste cose avvengano. E vi saluto con un caro abbraccio a tutti quanti. Mondonotte alla luce della notte.